proposito di unghie, allora eccoci con la parte finale di questa breve storia delle unghie brutte. Ironicamente ho detto unghie brutte, mi ha fatto ridere lei quando mi ha raccontato che, appunto, come vi dicevo nella prima parte. E allora io ho preso la palla al balzo per intitolare questi video Unghie brutte. Va bene, sto andando ad assottigliare il prodotto perché la punta si inspessisce prodotto su prodotto e sto anche andando a pulire. Pulire perché le unghie si sporcano sotto e io faccio sempre in fase di refill questa cosa e poi in questo caso ogni volta che ricostruiamo anche con nel form, si crea quel piccolo scalino quando l'unghia sta ricrescendo e in quel modo sono andata ad abbassare quello scalino che può appunto portare, incorporare con sé sporcizia e può anche dare fastidio, quindi le persone magari se lo toccano, sto scalino, dai è oggi, dai è domani e l'allungamento si spezza. E allora per evitare di spezzargli le manine quando tornano, evitiamo che possano fare loro stesse il danno. Allora, non ho dato ancora la forma al bordo libero, lo farò dopo perché se no lo farei due volte. Non sempre faccio gli stessi passaggi, in questo caso decido di fare in questo modo. Con la fresa sto andando ad assottigliare appunto la struttura e togliendo diciamo, il prodotto in eccesso. Quindi togliendo quei volumi che non mi interessano per uniformare per bene la struttura. Successivamente andrò con la lima per appunto dare forma al bordo libero e cercare di rendere il tutto un pochino più stretto, come mi diceva lei. Però sempre mi raccomando, manteniamo questi laterali e chiaramente più di tanto con una lunghezza, con una cortezza del genere, perché io le unghie così non le chiamo lunghezze, ma le chiamo cortezze, e più di tanto non possiamo andare a fare. Quindi io qui andrò a stondare gli angoletti. E questo è quello che faccio. Allora, vi dico subito, purtroppo, che non ho un'immagine finale di queste unghie, perché non lo so che casino ho fatto qui nel cellulare, tra l'editing video, la memoria che si riempie, cancella, elimina, insomma, vabbè, non ho l'immagine finale. Però vi dico che ho solamente sigillato, ho solamente lucidato e il colore è questo perché lei le porta in questo modo e quindi non c'era niente di che. Ecco, sono semplicemente color cover che comunque è sempre bello molto elegante. Quindi il passaggio di limare il bordo libero lo faccio adesso perché dopo io so che io come sono fatta io sarei andata un'altra volta a riaggiustare e quindi lo voglio fare una volta sola perché insomma anche a me non è che mi piace poi troppo perdere tempo e quindi cerco di trovare modi per fare le cose che devo fare però senza sprecare tempo. E quindi eccomi qua, questo è quello che faccio. Semplice, diciamo che semplice a vedersi, ma non sempre questi lavori sono semplici perché appunto io non so voi, ma con le unghie corte mi trovo a metterci lo stesso tempo che con le unghie lunghe, a volte anche di più. Quindi, come vedete, sto andando a stondare gli angoletti anche da sotto vado a livellare i due laterali che siano della stessa altezza, però facendo attenzione a non andare a mangiarmi quel laterale, ossia dove stacca il bordo libero nei punti A e B, è lì che dobbiamo stare molto attente a non andarcelo a mangiare. Quindi ecco, il lavoro è questo, le unghie assolutamente sono migliorate rispetto alla prima parte, sicuramente l'effetto finale è molto più carino, certamente. E questo è quanto. Io spero che vi sia stato utile questo video. Insomma, immaginatevi queste unghiette lucidate, tutte lucide, ma con lo stesso colore che vedete qua. Venite a seguirmi anche su YouTube, lo vedete in alto a destra, c'è il nome del mio canale YouTube. Se
Finisco questa fase della limatura con il cilindro abrasivo che mi serve per uniformare tutta la superficie. Invece di passare il buffer, passo il sanding bands che appunto mi aiuta ad uniformare tutta la superficie dell'unghia e mi aiuta anche ad andare nel girocuticole se ho bisogno di aggiustare. E questo è quanto. Io spero che vi sia piaciuto questo video. Se avete domande sull'acrilico, siete nel posto giusto, come vi ho già detto. Questo scovolino è grana 240, ma per questa fase può andare bene anche un 150, anche se è più abrasivo. Acrilico poi è un materiale abbastanza duro, quindi 150 per questa fase anche va benissimo. Ok, allora io vi lascio alla fine del video e quindi niente, non ho fatto altro poi che andare a pulire dalla polvere, ho sigillato e le unghie sono così come vedete. Quindi vi mando un bacione e ci vediamo alla prossima storia. Ciao!